Onorevole Pagano, non erano bastati i rilievi della Corte dei Conti e dell'Ufficio parlamentare di bilancio, adesso è arrivato anche il parere della Conferenza delle Regioni per voce dell'assessore Donini, che di fatto ha smentito il ministro Fitto, ricordando quello che è realmente un definanziamento della sanità, guardando al piano PNRR, di 1,2 miliardi. Che rischi vede? Il rischio è che peraltro le regioni su molti di questi soldi avevano già delle obbligazioni giuridicamente vincolanti che avevano acquisito e quindi le opere rischiano di bloccarsi perché i responsabili dei procedimenti avranno timore a consegnare le opere alle ditte che si erano aggiudicate le gare e questo rischia ancora di più di aggravare ormai il grande ritardo che si è accumulato soprattutto sulle opere previste dal PNRR e sul PNC che riguardano il comparto sanità. Il tema è un altro, lui continua a dire che in queste ore sta facendo una ricognizione di tutte le opere che in realtà sono in avanzato stato e quindi potrebbero non essere definanziate. Allora, perché non lo ha fatto prima dell'adozione del decreto? Prima questione. Seconda questione, laddove dovesse comprendere che anche solo una parte di queste risorse che in realtà hanno la capacità di essere spese non dovevano essere tolte, come farà a trovare i soldi per andarle a ripristinare? E se le va a ripristinare a valere sui fondi del Piano Nazionale Complementare, che in realtà finanziavano qualcos'altro, dove troverà le risorse per andare a finanziare le cose che definanzia? Insomma, è un gioco perverso in cui una persona inadatta al ruolo sta commettendo errori su errori. Purtroppo il conto salato rischiano di pagarlo gli italiani. Il Partito Democratico che cosa chiede al governo? Noi abbiamo predisposto una serie di emendamenti per il decreto legge PNRR Quater in cui chiediamo prima di tutto di ristabilire tutte le poste che erano state originariamente messe per rafforzare la sanità del territorio. Non lo chiediamo noi, ma il PNRR e il Piano Nazionale Complementare sono stati messi in campo esattamente per rafforzare la medicina del territorio. Dopo gli anni bui del Covid, evidentemente non tutti hanno preso spunto in maniera seria da quella che è stata un'esperienza drammatica che ha vissuto il sistema paese. Oggi si tendono a fare gli stessi errori.